Il Ravenna cade in casa della Pistoiese in una sfida molto sentita e perde contatto con le prime della classe nel girone di Serie D. Al sesto subito Ravenna con il doppio tentativo di Lobosco innescato da Nappello, a tu per tu con Cecchini, il portiere salva la squadra arancione. Al 39esimo si vede la Pistoiese con il colpo di testa di Donida che esce non di molto. Nella ripresa la Pistoiese è scatenata, al quarto minuto ancora Donida va vicino al gol calciando di piatto sugli sviluppi di una punizione, palla fuori. All'ottavo, su azione di ripartenza, Diodato coglie l'incrocio dei pali con un tiro dal vertice sinistro dell'area con il pallone che carambola sulla schiena di Fresia. Poi, sugli sviluppi del corner, Polvani da due passi spara addosso all'estremo difensore ravennate. Al 29esimo il gol partita, il neo entrato Cuomo realizza in tap-in dopo una conclusione ravvicinata di Grilli, respinta da Fresia. È la rete del successo della Pistoiese della seconda sconfitta in campionato dei giallorossi, attesi ora dall'impegno casalingo di domenica prossima contro il Sasso Marconi.